quale ovvio destino non mi piace. A me sì. Dai, il solito simolo. No, semmai una pletora. Che vuol dire pletora? Pletorico, tipo acqua bagnata. E ovvio destino sarebbe pletorico? Eh sì, per me ogni destino è ovvio. E legato a questo piatto che senso avrebbe? Che un ovvio destino faccia schifo. Ma suscita curiosità. Ecco, per esempio la merda è un ovvio destino. Tutto lo è allora. Pure la paraplegia, quindi? No, no, nel tuo caso no. Secondo il tuo discorso sì, scusa, ti casco un edificio addosso, anzi un culo di destino essere viva. Si dice cazzo di fare questa merda casuale, Costanza, nient'altro. Non secondo la mamma. Costanza, piantala, hai capito che volevo dire? L'unico motivo per cui faccio entrare in casa mio uno sconosciuto alle 7 di sera è perché voleva parlarmi dell'incidente. Ha un tono aggressivo. Ha avuto in riabilitazione Costanza? Costanza non ha mai fatto riabilitazione a San Felice. Fu trasferita 2 settimane. Sì, sì, lo so, lo so, lo so. Lei che cos'è, il suo angelo custode? No, uno che lavorava lì e ricorda. Ti ricorda cosa accadde il 22 maggio di 2 anni fa? È crollato addosso a Costanza l'ala ovest di un fatiscente, orrido edificio alla periferia nord della nostra merdosa città. E come faccio io a sapere che lei, la piccola promettente atleta, senza difficoltà, si innalzò lungo il pilastro di un portone murato e che, giunta all'altezza dell'architrave, tese il suo braccio destro verso una raggiera di aste di ferro foggiate a lancia e che, afferrata la punta di una lancia, si tirò su di peso e cominciò a dondolare, Ma quella cedette, spezzandosi, e che lei, una volta perso l'aggancio, rimase comunque appesa con una mano per non cadere, ma poi alla fine cadde comunque. L'asta si spezzò e mi cadde accanto. Ma lei rimase in piedi. Sì. Guardò in alto, vide che tutto era a posto e uscì. Sì. E una volta fuori, quando un paio di minuti dopo avvertì un secco rumore provenire dall'interno del palazzo, cosa si domandò? Nulla. Nulla. Non mi domandai nulla. Non si domandò se ci fosse una concatenazione tra la rottura dell'asta a causa del suo balzo e quel rumore pochi istanti dopo. Che cosa vuole da me? Un premio. Premio silenzio. Si dice ricatto. Punti di vista. Basta, slot machine, 3 volte al mese e lotto. Ma l'obiettivo di una che scanna metà dei soldi che guadagna a gioco, qual è? Non puoi mai esprimere, non sei mio marito e credo di non doverti dare nessuna spiegazione. Sei mia sorella, ci vediamo, ti amo, hai il diritto di vivere di merda e dimenticarla, perché io non vivo di merda, hai capito? Di merda, questo mi dà il diritto di ficcare il naso nella tua vita. Sì, ma finché sto in piedi, non mi ubriaco, non vado in depressione, non faccio le marchette o quant'altro, io ho il diritto di chiedere a chi mi ama, in mancanza di fatti rilevanti, di starsene buono al posto suo. Tu chiama una malattia. È un callo. Si chiama callo. Che ti migliora il cervello. Questo secondo te? Secondo me, che sono più saggio di te, perché sono paralitica, paralitica. Bianca, che cazzo di senso ha scherzarci su così? Prova ad attivare quei 2 mezzi neuroni che hai per capirlo. Ma la fai pesare di più così, no? Perché non provi a stare più tranquilla? Perché non me l'ha detto? Non gli ho detto cosa? Che sta assistendo Costanza. Credevo avesse fatto 2 più 2. Quanto è che tiene Costanza? Gliel'avrà già chiesto a lei, confermerò la sua risposta. 2 settimane. E le ha detto qualcosa? In che senso? Sa quello che sa lei? Meno, meno, molto meno. Si rinuncia? Mai. Dovessero rovesciarsi
tutti i mali della terra e far crepare tutti gli uomini su questo mondo, no, non lo farò. Perfetto, le mie gambe per 3 diciottelli di chilo. Le tue gambe? 4 diciottelli, le tue gambe. 7 diciottelli. Ti importa, basta, vedi, cos'è Costanzo, smettila per favore! Sua sorella vuole dire che quando una farfalla batte le ali, davvero nessuno si è ancora convinto di quanto questa provochi puntualmente un terremoto. Anche lei era lì? Esatto. E anche lei notò quest'asta? Esattamente. Ma ci mise un po' a capire cosa stesse provocando. Rimasi lì, a fissare questo pezzo di ferro che si staccava. Forse stufo di star fermo? Lei va in giro di casa in casa a spacciar miracoli per conto di chi? Non ho mandato. E non mi capita così spesso, glielo assicuro. Ma è certamente un talento che ho scoperto di avere. Quello di far miracoli come Cristo. Come Cristo proprio no. Però posso offrire gratis la possibilità di realizzare un desiderio. Di quelli impossibili da realizzare, ovvio. Allora, diciamo che se tutto questo è al fondo di verità, no? Dovendo sopportare ora questo preciso, ridicolo momento che per parlare così io devo dare per scontata la presenza di un Gesù Cristo sceso nuovamente in terra, tu veramente preferisci rivedere quei due righi invece di no, io la costata a voi! E solo che la notte io mi sveglio e vedo quei due a fianco a me. Il ragazzo con lo sbrego lo tengo per mano, parla una lingua strana, una lingua che non so, sembra che mi prenda in giro, ma io sorrido. Non capisco dove sorrido. E mi ritrovo sul divano, con la mente che sposta, con due occhi, da una parte all'altra, da una parte all'altra, più vivi che mai. Poi gli occhi mi sembrano impazzire. E sale su quell'immagine, che è la prima che ho visto quando quell'uomo ha parlato di desideri realizzabili. Guarda, il ragazzo con... lo sbrego che finiva all'angolo dell'occhio. Parli come se l'avessi provocato tu questo collo. Hai come un senso di colpa, qualcosa che io non so. Pezzi grossi, pezzi piccoli, tutti a rotelle. Alza di Costanza. Pezzi grossi, pezzi piccoli, tutti a rotelle. Alzati.